Dolore, esistono solo i farmaci. Buongiorno, benvenuti nel canale di Italia Nutrizione. Sono il dottor Ubaldo Gallo, sono un dottore in chimica e volevo con voi quest'oggi fare una piccola riflessione sulle diverse opportunità che abbiamo quando abbiamo purtroppo problemi di dolore. Normalmente siamo abituati a pensare che per il trattamento del dolore ci siano solo i farmaci. In realtà abbiamo molte frecce nella nostra faretra, molte armi a disposizione. Allora, ci sono i farmaci che ben tutti conosciamo, gli antidolorifici, i FANS, gli oppioidi, cioè tutti quei farmaci, fino ad arrivare agli oppioidi come i farmaci più potenti. Poi abbiamo tutta una larghissima gamma di integratori che hanno funzioni che possono essere in molti casi estremamente utili e utilizzabili per la terapia del dolore. Abbiamo poi tutte quelle tecniche elettromedicali che troviamo in tantissimi centri di fisioterapia, di massoterapia, che vengono utilizzati dai fisiatri, dai fisioterapisti, dagli osteopati, dai massoterapisti, dai massaggiatori. Non vorrei tirar dentro altre figure non professionali, ma purtroppo sappiamo che ci sono anche altre figure non professionali che si occupano di queste tematiche. Abbiamo inoltre, dopo tutte queste tecniche, abbiamo anche la possibilità di utilizzare presidi medici, che possono essere presidi medici che noi acquisiamo direttamente in farmacia, che troviamo in sanitaria, troviamo in erboristeria, in parafarmacia, presidi medici fatti con dei tessuti che generano delle microcorrenti che ci permettono appunto di curarci facendo della micromagnetoterapia. Abbiamo anche dei presidi che utilizzano le bioenergie, la bioriflettanza, cioè la capacità di rimandare all'interno del nostro corpo le onde elettromagnetiche che noi stessi generiamo per autoripararci. Qualcuno di voi si starà chiedendo: ma come noi generiamo delle onde elettromagnetiche? Basti pensare che moltissime tecniche che noi utilizziamo per andare a fare delle indagini diagnostiche sfruttano esattamente la misurazione dell'elettricità o dell'energia elettrica prodotta dalle nostre cellule in quello specifico comparto del nostro organismo, cose che ho detto in altre sessioni, in altri piccoli video. Vi cito per esempio l'elettrocardiografia, la misurazione dell'attività elettrica delle cellule del cuore, l'elettroencefalogramma, la misurazione dell'attività elettrica delle cellule del cervello, l'elettromiografia, la misurazione dell'elettricità prodotta dalle cellule dei nostri muscoli. Non solo, ma pensiamo che quando andiamo a fare una TAC, una risonanza magnetica, noi andiamo a fare un'analisi delle onde elettromagnetiche di quella parte del corpo o di tutto il corpo, la total body, quando si fa la TAC di tutto il corpo, la risonanza magnetica di tutto il corpo, andiamo a misurare esattamente quello. Quindi quello che è interessante per me è comunicarvi, cioè far sì che porti a degli elementi di riflessione, è capire che non è sempre solo esclusivamente con il farmaco che noi siamo in grado di curarci. A volte possiamo appunto utilizzare tutte queste altre tecniche assolutamente meno invasive, perché non fanno entrare, non fanno delle interazioni biochimiche all'interno del nostro corpo, ma che ci permettono comunque di darci delle risposte che a volte possono essere più durature, più sicure rispetto appunto all'utilizzo dei soli farmaci. Vi ringrazio dell'attenzione, spero che queste piccole riflessioni siano state utili. Se ritenete siano state utili, continuate a seguirci sui nostri canali di Italia Nutrizione e iscrivetevi al nostro canale di Italia Nutrizione. Vi ringrazio, buona giornata a tutti.